Siamo qui nella hall del centro congressi della mostra di Oltremare con Gianni Cavinato, il presidente dell'ACU. A Gianni Cavinato chiediamo cosa ne pensa delle carte qualità dei servizi e se ritiene che questa sessione programmatica stia andando nella giusta direzione. Gianni, cosa ci puoi dire? Innanzitutto l'importante è che chi ci legge, chi ci vede, chi ci ascolta sappia che questa conferenza programmatica ha permesso di portare in porto un lavoro iniziato qualche anno fa con tutte le associazioni di consumatori, le regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico, praticamente il governo, in merito alla possibilità di avere in tutti i territori, quindi in tutti i comuni italiani, delle carte dei servizi di qualità, appunto, che in qualche maniera rispondono alle esigenze dell'utenza. E questa cosa deriva da una norma, da una legge finanziaria, la legge finanziaria del 2008, cioè praticamente noi stiamo cercando di applicare con questi giorni, questi provvedimenti odierni, di applicare una cosa di 6 anni fa. Quindi questo dà l'idea, insomma, anche delle difficoltà, delle criticità, delle resistenze che ci sono in Italia rispetto al riconoscimento dei diritti degli utenti, dei consumatori, non solo a livello nazionale ma anche sul territorio. Quindi io sono soddisfatto del risultato raggiunto. È chiaro che, siccome non ci regala mai niente nessuno, a questo punto bisogna appunto lavorare, insomma, coordinarsi a livello locale e fare in modo che questi risultati si traducono in cose concrete. Noi non vogliamo carte di servizi, carte della qualità che siano soltanto a beneficio dell'impresa che le stampa e che le distribuisce. Vogliamo contrattare, discutere con le aziende municipalizzate, con le aziende che gestiscono i servizi locali, penso a chi gestisce i rifiuti, i trasporti, gli asili nido, piuttosto che i parcheggi, i servizi dei cimiteri, piuttosto che il tempo libero, lo spettacolo, i teatri e quant'altro. Insomma, quindi le attività i settori su cui lavorare sono tantissimi, cioè proprio l'imbarazzo della scelta. Naturalmente vediamo se riusciamo a raccogliere la sensibilità degli amministratori locali, se riusciamo anche a fare in modo che le associazioni di consumatori sul territorio si mettano insieme per portare a casa dei risultati concreti per la gente, per le persone. Abbiamo sentito dire che le associazioni di consumatori sono considerate dai cittadini quasi un'istituzione tra le più sane che c'è ancora rimasta in piedi nel nostro paese. Questo a cosa pensi perché sia dovuto? Innanzitutto proprio al ruolo, alla mission che le associazioni di consumatori hanno, cioè sostanzialmente anche grazie alla norma che abbiamo, alla legge che abbiamo, tu associazione di consumatori devi fare soltanto difesa dei diritti dei cittadini e dei consumatori, punto, non devi fare altre cose. E questa attività è indipendente, deve essere indipendente da tutto il resto. Parlo in particolare di interessi delle imprese, interessi della politica e quant'altro. Questo è scritto sulla carta, ci sono delle associazioni che lo rispettano bene questo principio, altre forse un po' meno bene, ma comunque viene rispettato da tutti alla fin fine. E questa cosa significa che anche a livello pratico chi lavora nelle associazioni di consumatori, sia che sia volontario sia che sia un po' meno volontario, comunque deve rispettare questo codice, diciamo così, di condotta, chiamiamolo così. E questo alla fine, dopo anni e anni, si comincia, insomma, a sentire, cioè è stato trasferito all'opinione pubblica. Dopodiché, poiché il mondo cambia molto velocemente, bisognerà mantenere questo tipo di impronta e non annacquarla con cose che possono capitare, insomma, che personalmente non voglio che capitano, cioè a dire di commistioni con altri interessi. Insomma. Gianni, l'ultima domanda, tu cosa diresti ad un cittadino che è molto contrariato dalla crisi, angustiato dai 1000 problemi, come lo motiveresti ad iscriversi ad un'associazione dei consumatori? Quali sono le motivazioni che lo potrebbero spingere ad iscriversi ad un'associazione dei consumatori? Beh, innanzitutto purtroppo durante questa crisi ci sono in ogni caso truffe di tutti i tipi, raggiri di tutti i tipi che fanno le compagnie telefoniche piuttosto che assicurative, piuttosto che elettriche e quant'altro. Quindi, se non altro per questa tradizione che le associazioni di consumatori hanno, cioè di affrontare senza spendere una lira, diciamo, grazie anche alla conciliazione paritetica che abbiamo, già questo è un buon motivo per iscriversi a un'associazione di consumatori. Dopodiché l'unione fa la forza, cioè di fronte anche a situazioni di crisi gravi e drammatiche che ci sono e che viviamo anche in prima persona, diciamo che per affrontare certe situazioni bisogna mettersi insieme, organizzare gruppi d'acquisto solidale,
organizzare momenti di azioni collettive, diciamo così, sociali verso la pubblica amministrazione, verso le imprese, cioè voglio dire, bisogna cominciare a fare una specie di contrattazione sociale di fronte anche alla crisi. Vorrei dire di più, le associazioni di consumatori secondo me devono cominciare veramente ad allearsi concretamente con la crisi del lavoro, quindi devono proporsi l'obiettivo di creare occupazione, ovvero di stimolare gli investimenti. Investimenti significa anche occupazione, significa anche difesa del territorio, difesa anche della persona, in accordo con le altre parti sociali. Cioè, voglio dire, affrontare la crisi significa aprire un po' gli occhi e vedere cosa possiamo fare di nuovo, di importante, per dare un contributo, non dico per risolvere la crisi, ma per affrontarla. E un cittadino che vuole informarsi sull'ACU, qual è il sito dove deve rivolgersi? Associazioneacu.org, è un sito che aggiorniamo quasi tutti i giorni, ci sono notizie un po' di tutto, cioè nel senso che non solo pratiche ma anche di eventi, di iniziative che vanno fatte anche da altri soggetti, altre associazioni sul territorio nazionale. Grazie Gianni Gavinate, buon lavoro. Grazie.